Benissimo, signor Valentini, siamo qua a Busto per sentire la sua opinione su via Montebello. Ci spieghi un po' il suo punto di vista, perché sento che altre voci la vedono diversamente da lei. Ma innanzitutto bisogna capire quali sono le altre voci perché devo ancora saperlo. Tutte le volte dicono che ci sono voci contrastanti rispetto all'opinione corrente, che è quella che l'inversione sicuramente è una follia, ma non soltanto perché commercialmente avrebbe un impatto notevolmente negativo, ma perché proprio le persone cosiddette comuni pensano che questa sia una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma oltretutto, tutto quello che sta succedendo attorno alla viabilità di Busto Arsizio mi pare che non sia all'interno di nessun piano e questa è la cosa peggiore. Ma quindi tutti i commercianti la vedono come lei? Non tutti, mai nessuno, non c'è mai la totalità. Io dico soltanto che in un pomeriggio ho raccolto 43 firme di commercianti per poter portare la petizione poi in comune che abbiamo fatta protocollare. Ma servirebbero maggiori parcheggi? Parcheggi, qui non è il problema dei parcheggi, serve un piano sulla viabilità, perché attualmente quello che hanno fatto è che non hanno il coraggio di, non avrebbero il coraggio di recedere da quella decisione che hanno preso, che tra l'altro non è nemmeno una decisione perché era una cosa provvisoria, per 40 metri di chiusura della piazza, che tra l'altro è l'unico tratto che collega all'interno della città, il sud con il nord della città stessa, per questi 40 metri oggi si fa un giro di 450 metri che noi ormai lo chiamiamo come una specie di circonvallazione interna, con tutta la pericolosità del caso e l'inquinamento maggiore rispetto a quello che sarebbe prodotto dai 40 metri. In più, quello che vorrebbero fare, cioè l'inversione della via Montebello, produrrebbe 800 metri, non 450 metri, di maggior percorrenza. Adesso usciamo e ci fa vedere il tutto. Cioè, 7 ragioni più l'ottava che ho detto, che è quella relativa agli 800 metri che non abbiamo mai dichiarato, che comunque è una cosa che si può vedere perché questi sono i 40 metri. I 450 sono quelli che obbligano adesso a fare per arrivare in via Montebello. E le ragioni che abbiamo esposto, la più grande che riguarda il commercio, che adesso la dico per prima, visto che l'avevamo posta per ultima, è che 800, la via Montebello diverrebbe inutile. Perché? Per passare dal sud, dal nord della città, dove ci sono tutti i servizi, ospedale, tribunale, eccetera, basta circumnavigare Busto Arsizio, o passando da Piazza Manzoni o facendo la nuova rotonda del viale. Quindi verrebbe tagliata fuori perché non c'è una necessità, una ragione specifica per venire in via Montebello, non ci sono delle attrattive tali per cui via Montebello è necessaria, assolutamente, per venire in centro è lo stesso. Si bypasserebbe ancora attraverso la via Massari, la via il Corso Europa, con l'inversione che verrebbe fatta anche dalla via Carlo Tosi, si taglierebbe e poi per uscire dalla città basta passare da via, questa è dunque via Matteotti, è via Cavallotti, basterebbe passare per via Cavallotti e uscire dalla città. Via Montebello sarebbe inutile. Va bene, tutto, grazie. Giuseppe Crisè, grazie a te. Buongiorno. Ditemi. Semplicemente vogliamo far vedere quello che succede in questo momento, che c'è un certo traffico dovuto all'inversione, come dice qualcuno. Voi come la vedete questa modifica della viabilità? Non è una cosa fatta bene sicuramente, perché prima col flusso da via Cavallotti era diverso, adesso avendo chiuso quel pezzo lì di Piazza Santa Maria praticamente c'è l'imbottigliamento qua in via Matteotti con senso unico contrario e se c'è una macchina sola che deve parcheggiare o qualcuno che si ferma là in fondo dove c'è Valentini si imbottiglia tutto, per cui non è una cosa, secondo me, fatta bene. Ecco. Certo, la via è stretta, però vabbè, magari alcune attività si vedono di più adesso passando più macchine, no? Ma io credo che non si possa mai accontentare tutti, per cui se si accontentano quelli che prima non vedevano le macchine, si scontentano gli altri che prima ne vedevano tante. Io vedo anche la faccenda dell'inversione di via Montebello. Onestamente non vedo i grossi problemi di questa inversione, però parlando con i commercianti della zona
loro sono totalmente contrari a questa inversione di senso di marcia. Avranno i loro motivi sicuramente, magari noi da profani non li vediamo. Va bene, ci sei nome e cognome? Roberto Cavigioli. Una cosa che vorrei sottolineare, se fosse possibile, certo, è che al di là di quella che è la viabilità di Busto, girando ormai da 64 anni per Busto, ultimamente c'è un'illuminazione veramente penosa anche in centro, non solo nelle zone fuori dal centro. Addirittura certe volte si rischia di prendere dentro i marciapiedi con gli spatti traffici, tipo dove c'era i tre ponti, l'inizio di Viale Borri, dove c'è un'illuminazione scarsissima, Viale Venezia. Cioè è una cosa pazzesca, veramente. Nella precedente intervista ci hanno detto che sono previsti nuovi punti luce, insomma. Ma speriamo che li mettano in atto, ecco. Perché promesse sono sempre tante, poi la realizzazione lascia il tempo che trova. Capisco che ci sono problemi burocratici, capisco che magari c'è mancanza anche di soldi, per amor di Dio. Però ci sono delle priorità a Busto che dovrebbero essere affrontate come priorità. Allora, tutto grazie. È stato di Legnano, però amo Busto. Di conseguenza io sono. Ma tu vivi a Busto? Io sono Busto, sì, abito a Busto. Ormai da quest'anno faccio 50 anni di matrimonio, perciò sono 50 anni che sono a Busto. Ma Busto è bello, ma io trovo molto molto favorevole tenere l'isola pedonale. Ma poi anche non vedo per cosa. I negozi stessi, per i negozi tempo stessi. Per vedere, no? Ma infatti, ma non vedo poi tutta questa messa in scena, voglio cambiare, vogliono fare. Ma perché? Ci sono i negozianti, alcuni brontolano perché le macchine passano, non si fermano. Innanzitutto c'è da dire una cosa, che in via Montebello molti negozianti pagano per avere lì la macchina tutto il giorno. Certo. Allora i negozianti la portino al parcheggio e lasciano liberi i parcheggi, perché ci deve. Si deve fermare anche solo un quarto d'ora. No, purtroppo siamo nel parcheggio. No, Patrizia, purtroppo siamo in tanti. I pareri saranno sempre diversi. Comunque io torno a dire, guarda, veramente sono molto molto favorevole. Come adesso, ma è più vivibile anche qua. E togliamo anche un pezzettino di smog almeno. Trovi un socializzi e via. Lasciamo perdere. No, Patrizia, e poi c'è meno smog almeno. Esatto. È vero o no? Guardiamo anche quella. Ma mi sa che qualcuno si lamenta perché le macchine passano proprio davanti a lui. Adoro. Ma poi anche qui i bambini giocano, ma io lo trovo, torno a ripetere, molto favorevole. E socializzare. Certo. Vi ringrazio di avermi dato questa opportunità per esprimere il mio parere. Sei d'accordo anche tu, Patrizia? Certo, sì. Grazie mille, vi ringrazio molto. Confermo.